Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace del Signore sia con tutti voi. Siamo nel periodo pasquale ormai e la nostra attenzione è richiamata dal Signore sulla persona di Gesù che come agnello immolato viene condotto al sacrificio per la redenzione di tutta l'umanità. E questo è l'evento che sicuramente ha sconvolto la storia dell'umanità. Non è stata una guerra, non è stata una grande invasione come quella di Gengis Khan che conquistò mezzo mondo ai suoi tempi, ma piuttosto un atto d'amore, il più grande atto d'amore che la storia abbia mai visto, poiché non soltanto il Figlio di Dio ha sofferto ed è morto, ma attraverso quel sacrificio ha riversato tutto il suo amore, persino sui suoi persecutori, sui suoi assassini, su quanti lo maledicevano. Gli ha fatto ricadere su di sé i peccati di noi tutti, come ci ricorda l'Apostolo Pietro nella sua lettera, quando richiamando il profeta Isaia dice: Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ecco il sacrificio di Gesù, che con questo atto di amore, sacrificio di amore, riversa sulla terra, qui badate bene alle parole, fratelli, perché hanno il loro peso. Col suo sacrificio sulla croce, Gesù riversa sulla terra l'infinita misericordia di Dio, tutta la grazia di Dio, quella grazia che esisteva dall'eternità ma che l'uomo non poteva raggiungere in pienezza, il Figlio di Dio, facendosi uomo e donando la sua vita sulla croce, l'ha riversata sulla terra. Per cui oggi lo Spirito Santo di Dio è in mezzo a noi, tutta la ricchezza dell'amore di Dio è donata a noi e noi siamo chiamati quindi a entrare in questa grazia, a dimorare in questa grazia, a diventare eredi di tutta la ricchezza della grazia di Dio. E quindi possiamo guardare allora al sacrificio di Gesù con una prospettiva particolare. Come abbiamo già accennato in altri passaggi delle nostre conversazioni precedenti, Gesù sulla croce ha stabilito una nuova ed eterna alleanza. Dio Padre, che nell'Antico Testamento più volte aveva fatto dei patti di alleanze con il primo, possiamo dire, lo fece con Adamo ed Eva dopo il peccato, quando promise che avrebbe dato un salvatore, porrò inimicizia tra te e la donna, aveva detto al serpente, e promette quindi il salvatore. Abbiamo poi il patto d'alleanza fatto da Dio con Noè dopo il diluvio, dove Dio giura di non distruggere più l'umanità con il diluvio universale. Un patto ancora con il patriarca Abramo, quando gli giurò che gli avrebbe dato una grande posterità e avrebbe fatto di lui una benedizione per tutte le nazioni della terra. Ancora il patto col popolo ebreo per mezzo di Mosè, quando sul monte Sinai il Signore dette i comandamenti, si legò a quel popolo, lo benedisse, si dichiarò suo Dio, lo accolse come popolo, e il popolo aderì a quell'alleanza, anche se poi in molti modi tradì quel legame, ma Dio fece questa alleanza, ma per mezzo ai profeti poi promise più volte che avrebbe fatto una nuova alleanza, un'alleanza stabile, e mandando nel mondo il suo inviato, il figlio suo,
Dice nel Salmo: tu sei sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. I sacerdoti erano coloro che tenevano viva l'alleanza in mezzo al popolo. Dio, fondando un nuovo sacerdozio, dice la lettera agli ebrei, vuol dire che vuol fare una nuova alleanza, abolisce la vecchia legge e ne stabilisce una nuova. E infatti con Gesù sulla croce, secondo quanto aveva predetto anche il profeta Geremia 31:31, il Signore aveva promesso: questa sarà l'alleanza che io concluderò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo e la scriverò nel loro cuore. E io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non ci sarà più bisogno che un fratello istruisca il fratello dicendo: conosci il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Ora, fratelli, questa promessa che poi noi ritroviamo nella lettera agli ebrei, lungamente discussa dall'autore, che presenta questa nuova alleanza fatta nel sangue di Gesù sulla croce come un'alleanza perpetua, un'alleanza eterna. Questa alleanza nuova è l'eredità per il cristiano. Le promesse, infatti, possiamo fermarci ancora qualche istante a contemplare lo stato dell'alleanza e possiamo considerarla sotto vari aspetti. Quali sono innanzitutto gli elementi essenziali dell'alleanza? Prima di tutto le promesse. Quando due facevano un patto, ancora oggi quando due fanno un patto tra di loro, si fanno delle promesse. E Dio in questo nuovo patto fa nuove promesse. Quando fece il patto con Abramo, gli promise di dargli una posterità. Quando fece il patto con Mosè sul monte Sinai, promise al popolo di dare loro a tutti un luogo dove abitare. Ma nella nuova alleanza il Signore promette nuove cose, nuovi benefici vengono garantiti al credente. E quali sono? Innanzitutto Dio si lega a questo popolo con un giuramento. Dice la lettera agli ebrei: Dio ha fatto due giuramenti solenni, promettendo al popolo una nuova ed eterna alleanza. E quali sono quelle promesse che Dio fa per il nuovo popolo? La prima promessa è quella di rimuovere il peccato della colpa. Io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Vedete quanto è potente questa promessa, fratelli? Troppi ancora in mezzo a noi vivono sempre col rimorso dei propri peccati. Ma Dio ha promesso: quando un genitore vuol perdonare l'offesa ricevuta dal figlio che si è pentito, se lo stringe al cuore, l'abbraccia, se lo stringe al collo. Quell'amore che fonde nel cuore dell'altro sta a indicare che l'offesa è cancellata, la colpa è rimossa ed è data una nuova vita. E questo nuovo amore non può sussistere con la colpa commessa, perché colpa e amore si escludono l'uno o l'altro. Così quando Dio promette: io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quando due sposi si sono offesi e ricordano la loro offesa, non possono più tra di loro scambiare amore. Perché questo avvenga
perché ci sia comunione sincera, profonda di amore tra loro, bisogna che l'offesa sia cancellata. E Dio, che è amore, nella morte del Figlio suo Gesù Cristo, realizza per noi questa promessa, cioè cancella la nostra colpa. E lo vedremo anche più in seguito. Nel battesimo è stato celebrato per noi la remissione dei peccati, la cancellazione delle colpe. Siamo stati adottati come figli. Quindi Dio rimuove il peccato dell'uomo, guarisce l'uomo da tutte le sue colpe e sottrae l'uomo da quello che è il potere di Satana, il potere del male. Ed ecco allora che nel profeta Ezechiele 36 troviamo altre promesse che il Signore fa al popolo. Quando dice, dirò, vi radunerò da tutti i luoghi da cui vi ho dispersi e li ricondurrò sul loro suolo. Non solo promette agli ebrei che erano stati dispersi al tempo della deportazione in Babilonia di ricondurli nella loro patria, ma di ricondurre tutti nel suo regno, sotto la sua sovranità. E quindi dice: mostrerò loro la mia santità, mostrerò in voi la mia santità davanti agli occhi dei vostri nemici, e quindi vi aspergerò con acqua pura. E sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. L'assassino non solo deve essere perdonato per il suo delitto, ma bisogna che il suo cuore sia cambiato. L'Apostolo Paolo, non sappiamo se abbia ucciso qualcuno direttamente, ma certamente portò persone ad essere uccise, come condusse Santo Stefano, perché fosse ucciso. Ma guardate come Dio ha cambiato la sua vita. Chi di voi ha letto i Promessi Sposi ricorderà del padre Cristoforo, che nella sua vita aveva commesso un delitto, eppure il Signore lo purificò dal suo peccato e lo rese una creatura nuova, quindi libera dalle colpe commesse. Altre promesse che il Signore fa nel Nuovo Testamento, la promessa delle promesse, quello di battezzarci nello Spirito Santo. Il battesimo è immersione di una persona nell'acqua. Essere battezzati nello Spirito significa essere inondati dallo Spirito, avvolti nella benevolenza divina, e questa benevolenza scioglie il cuore dell'uomo, lo rende totalmente sottomesso alla volontà di Dio, al suo amore, e permette a Dio anche di agire con potenza, e questa potenza inevitabilmente crea una nuova condizione nell'uomo peccatore diventato figlio di Dio, gli dà libertà dal male. Gli dà la capacità di vincere le battaglie, di essere arricchiti dei doni dello Spirito Santo, dei carismi. Ancora il Signore promette di condurci tutti all'unità della fede, di radunarci tutti nello stesso popolo che è la Chiesa, e da ultimo promette anche, fratelli, di condurci all'eredità eterna. E quello che la Scrittura chiama riposo, il riposo di Dio, è lo vivere nella contemplazione di Dio e condividere con Lui il suo amore eterno nella gioia del cielo. Ora, queste promesse, fratelli, fanno parte della nuova alleanza. E il Signore, oltre a questo, promette anche la sua assistenza, di camminare sempre con noi. Vedete, Gesù nel Vangelo promette: io sarò sempre con voi. Nel Vangelo di Marco si legge: e il Signore Gesù accompagnava con i miracoli la parola degli apostoli. Gli apostoli annunciavano il Vangelo, e avviene questo anche oggi, che quando il Vangelo è annunziato con franchezza, con potenza, tanti segni si vedono, molta gente si sente liberata dal male, dal peso del peccato, si sente sciolta dai legami di Satana, molti anche guariti fisicamente, perché appunto c'è la potenza di Dio, c'è lo Spirito di Dio che agisce. Ora,
secondo elemento del patto è sempre quello del sangue. Ogni patto viene sigillato con un patto. Ogni patto, meglio scusate, viene sigillato con il sangue. Perché? Perché il sangue è la vita e quindi sigillare una cosa col sangue significa bagnarlo nella vita, dare la vita. Ora, fratelli, Gesù sulla croce nel suo sangue ha sigillato questo patto di amore, quindi si è legato a noi in una maniera indissolubile. Terzo elemento del patto, mi sembrerà strano, è il pasto. Dopo ogni patto si mangia, si fa festa. Quando Isacco fece un patto di amicizia con il popolo che lo ospitava, mangiarono e bevvero. Quando Abramo ricevette da Dio la promessa del figlio, preparò un pranzo per gli angeli che gli erano apparsi e Gesù stesso, al termine del suo patto, nell'ultima cena, dice: prendete e mangiate, mangiate. Ora, quando una persona partecipa ad un matrimonio, che è un patto tra un uomo e una donna, un patto di amore, come si conclude questo patto? Mangiando. E gli invitati, partecipando al pasto, o mangiando semplicemente i confetti offerti dagli sposi, o prendendo qualcosa che proviene dalla loro festa, intendono celebrare quell'evento, nutrirsi di quell'evento. Quei due che erano due sono diventati uno. Io partecipo in una maniera esistenziale a questo patto e quella realtà diventa vita della mia vita. Così Gesù dà da mangiare questo patto, dà da mangiare queste promesse, dà da mangiare se stesso, mangiate. Ora proviamo a chiederci, fratelli, ma quando è che noi diventiamo membri di questo patto? Col battesimo. Quando è stato celebrato il battesimo, è stato celebrato questo evento. Non è avvenuta semplicemente una cerimonia in cui è stata celebrata la nascita di un bambino o una semplice preghiera dell'offerta di quel bambino a Dio. No, 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 no. Quel bambino o quella persona adulta, chiunque esso sia, è diventato oggetto di quel patto, è entrato in questa alleanza di Dio con noi ed è diventato erede di queste promesse di Dio. Vedete, fratelli, oggi si fa tanta difficoltà da parte di molti ad accettare il battesimo dei bambini perché si dice non capiscono e non possono capire. Ma Sant'Ambrogio e tutti i santi padri della Chiesa spiegavano i sacramenti dopo che erano stati ricevuti. Spiegavano gli effetti non prima, ma dopo, perché prima si fa esperienza, poi si spiega. Così anche noi fratelli siamo stati battezzati da piccoli, ringraziamo il Signore, è proprio attraverso il battesimo che è stato celebrato questo evento. Tu sei stato legato alla passione di Cristo, sei morto insieme a Lui attraverso il battesimo e insieme a Lui sei risuscitato a nuova vita e con Lui sei entrato nella gloria eterna e insieme a Gesù Cristo sei erede di tutte le promesse di Dio e quindi diventando figlio sei diventato anche eredi per la gloria di Dio. Vedete quale grande grazia. E col battesimo sei stato inondato con lo Spirito Santo e col battesimo sei diventato anche partecipe del sacramento dell'Eucaristia. Infatti, quando noi battezziamo gli adulti, amministriamo il battesimo, il sacramento della confermazione e il sacramento dell'Eucaristia in un unico evento. Prendete perciò e mangiate. E allora quando tu vai a fare la comunione, che cosa fai? Mangi Cristo, mangi non una promessa, mangi Gesù, mangi quella presenza, mangi il corpo di Cristo che diventa parte della tua vita. Ecco allora, fratelli, vogliamo ringraziare il Signore per averci fatto eredi di questa grazia. Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Nel battesimo ci hai adottati come figli, ci hai legato a te, ci hai fatto erede della tua gloria. Ora noi ti rendiamo grazie per averlo donato a noi sulla croce e per averlo glorificato con la sua gloriosa risurrezione. E ti ringraziamo per averci resi partecipi di questo evento meraviglioso. Donaci oggi di vivere in questo patto di fedeltà, di poggiare la nostra fede sulla sua eterna fedeltà.
e nelle nostre debolezze di confidare sempre nella sua fedeltà, e che il Signore fratelli vi renda tutti partecipi e eredi di queste grandi promesse. E un caro saluto a tutti voi, in modo particolare ai malati, ai sofferenti e a quanti seguono con attenzione, che il Signore vi renda tutti partecipi in modo esistenziale di queste promesse che Lui ha preparato per noi. Amen.